Walker sfida Mbappé, la che scalda Inghilterra-Francia. Il gran giorno è arrivato. All'interno di Inghilterra-Francia, match copertina dei quarti di finale del Mondiale. Ci saranno tante sfide nelle sfide. La più attesa, nonché quella dalla quale potrebbe dipendere l'esito finale. Metterà di fronte due quasi omonimi, Kylian Mbappé e Kyle Walker, ovvero il giocatore simbolo della prima parte del Mondiale e l'unico difensore che secondo l'opinione pubblica inglese può sperare di fermare la stella del PSG e dei Blues. Walker sfida Mbappé, nessun giocatore forma una squadra alla stampa britannica eppure qualche opinionista influente come Gary Lineker aveva chiesto al City Southgate di far riposare l'esterno del Manchester City nell'ottavo di finale contro il Senegal proprio per averlo fresco nell'uno contro uno con Mbappé. Invece Walker ha affrontato gli africani, soffrendo pure un po' in avvio su Sar. Resta però il fatto che sul piano della velocità Walker è tra i pochi in Europa che può rivaleggiare con Mbappé. La federazione ha scelto proprio Kyle per accompagnare Southgate nella conferenza dell'antivigilia e l'esterno dei Tre Leoni non ha rinunciato alla possibilità di entrare nell'arena. Mostrando il petto in vista del vis-à-vis con il capocannoniere del mondiale, so benissimo che cercare di fermare Mbappé non sarà facile. Ma ogni calciatore osnia di affrontare i migliori e lui in questo momento è tra i più forti. Se non il più forte. Dovremmo rispettarlo, ma senza temerlo, perché anche noi possiamo creare problemi alla Francia. La partita non è Inghilterra contro Mbappé, ma Inghilterra contro Francia. Nessun giocatore forma una squadra da solo. Vincere o morire, so come fermare Mbappé. Walker scende poi nel dettaglio di come ha intenzione di impostare la marcatura. Due punti: ho affrontato tanti grandi giocatori e so cosa devo fare per provare a fermare Mbappé. Certo è più facile a dirsi che a farsi, ma stiamo giocando in un mondiale, rappresento il mio paese e voglio portare la coppa a casa. Sarà una sfida da dentro o fuori. Vincere o morire, non ho intenzione di stendergli il tappeto rosso per farlo segnare. Di sicuro, approverà anche Lineker. Virgola.